Buongiorno a tutti. Oggi, stamani, a dire la verità, ho la tavola imbandita da tutte queste frutta selvatica. È una frutta invernale, vedete? Somiglia a una mela perché è un po' schiacciata, ma in realtà è una pera. È una pera nativa, ok? Che l'ho raccolta quasi un mese fa, a fine ottobre diciamo, ora siamo a fine novembre, e sono pronte per essere lavorate perché cominciano ad essere morbide. Questa pera sono pere selvatiche, okay? Qua viene chiamato perastro, altre zone tipo la veramente garfagnana lo chiamano pero caravello. Comunque ci sono tanti peli selvatici e questo è uno di quelli che praticamente sopravvive in queste zone, in Alta Versilia e in Apuane, sopravvive ancora con alberi secolari perché praticamente sopporta bene il freddo, ama il freddo. Questa ha passato l'ultima gelata, quella a meno 20 gradi sotto zero nel 1985, le piante non hanno sofferto perché sono rimaste integre, ok? Sono pere queste qui che non si possono mangiare crude, ora sono già un po' mature, hanno un buon profumo, però sono un po' asprigne, sono un pochettino tanniche, si dice. E quindi si possono lavorare solo quando cominciano ad essere morbide, quindi gialle, ma vanno cotte. Mangiarle crude, sì, ne mangi una, ma poi non ce la fai più a mangiarne altre. Quindi vanno praticamente cotte e io le cuocerò, come sempre, nel forno a legna. Quindi vanno pulite, vedete? Vanno pulite in questo modo qui, ok? E così dopo le metterò in forno, vedrete come vengono fatte, no? Queste pere qui, essendo alla fine di novembre, si possono trovare ancora sugli alberi, ma ormai stanno cadendo perché fuori stamattina c'è la prima gelata. La prima brinata si chiama qua, quindi è appena a zero gradi, vedete? Quindi con santa pazienza io ora le pulisco tutte piano piano e poi le faccio cuocere in forno, anche a pezzettoni così, non succede niente, vedete come sono dentro? Sono già succose. E devono essere così per essere lavorate meglio. Così vedrete come viene realizzata la confettura di pere native. Uno dei tanti frutti selvatici delle Apuane, la mia terra, dove abito. Questa che voi praticamente vedete, siamo dentro la casa di Apuantrek. La casa dove io sono nato qui sopra, nella stanza qua sopra. Quindi per me è normale fare queste cose da sempre. Sono convinto che anche voi lo farete se troverete le altre frutta come questo genere, ok? Ora mi metto piano piano a pulirle, ok? Così vedrete come vengono nettate, si dice così qua, nettate. Vedete come le apro io le pere? Si aprono così. Anche le mele. Scroccano addirittura. No? Va bene.
accendiamo il forno a legna, riscaldare, cuocere lentamente come minimo per 3, 4, 5, 6, forse anche 7 ore, lentamente il pero nativo, ok? Aspetta, un pinello. Metto un po' di legna sotto, qui si mette il pinello dentro, sopra ci si mette un po' di particolare legna resinata, vedete, per dargli un po' di forza. Vedete? Dopo ci metto piano piano pezzettini di legna così. Piano piano. Questo è il resto delle potature dell'orto. Non si butta via niente. Sali qua, prima si accende il fuoco sulla bocca, poi piano piano si introduce al centro e sempre più, e piano piano si dividono in due fuochi, il fuoco di destra e il fuoco di sinistra, per far entrare meglio l'aria dentro. Ok, ci siamo. Adesso che il forno è bello caldo, avete visto, no? Com'è bello incandescente. Nelle pere ci va aggiunto un po' di acqua per farle cuocere meglio. Acqua quanto sono alte, così appena spuntano le pere e arriva l'acqua. Per farle cuocere bene hanno bisogno di quest'acqua qui, perché lentamente poi evaporerà gran parte, eh? Ok, e questo ci siamo, andiamo a metterlo in forno. Eccoci qui. Questa, dopo 6 ore di lenta cottura, lentamente sobbolliva, vedete, ha creato questa pasta rosa, che ho separato poi dal liquido di cottura. Vedete che anche il liquido è praticamente rosso, è diventato rosso, e ora li frullo col frullatore per rendere il tutto più omogeneo, e uso l'acqua che mi serve, perché questa dopo viene troppo dura, si frulla male, e quindi ci metto l'acqua di sua cottura, che è già dolciastra, per quella che serve, eh? E ora faccio questo passaggio qui.
ed ecco pronte. Questa è la consistenza, si vede? Vedete? Forse qua si vede meglio. Questa è la consistenza. Dopo averla frullata, vedete il colore e la consistenza. Ci siamo, eh? È veramente qualcosa già di... Si vede già il termine, eh? E ora il prossimo passaggio è quello dello zucchero, che come sempre ho detto, quanto basta. Quindi in base a come la frutta è già matura, è già molto dolce o no, quindi va assaggiata e di volta in volta va aggiunto lo zucchero fino a che si dice basta, ok? Vai! Buongiorno! Vedete? Siamo al giorno dopo, mentre fuori è quasi inverno stamattina perché tutta la notte soffiava vento freddo, gelido. Su in montagna ha fatto un po' di neve, la prima neve. Io ora qua ci metto lo zucchero, vedete? Piano piano, e poi lo assaggio di volta in volta per vedere quanto basta. È un bellissimo colore questa confettura di pero nativo, eh? Il pero è un albero molto importante dal punto di vista anche delle tradizioni. Il suo nome, Pyrus Pilaster, indica che questo era l'albero del fuoco. Pyr vuol dire fuoco, eh? È un albero, diciamo, magico. Qui in Alta Versilia anticamente venivano fatte delle feste, delle baldorie in cui si facevano delle grandi focate per ringraziare, diciamo, quello che era la parte più pagana della celebrazione sacra. Su in Garfagnana invece si chiamano i natalecci, perché vengono realizzati durante il periodo del solstizio d'inverno, grandi falò, bellissime rappresentazioni culturali, storiche, queste tradizioni antichissime legate a questa pianta del fuoco, l'albero del fuoco. E forse non a caso è l'albero prediletto in cui può crescere il vischio, eh? Tutt'oggi, durante le feste natalizie, viene regalato un piccolo rametto di vischio con le sue bacche bianche, che è beneaugurante, e cresceva proprio appunto sopra l'albero del pero, eh? Non è un caso che si chiama l'albero del fuoco. Quindi queste tradizioni provengono dalla notte dei tempi, che poi si sono mescolati con le nuove tradizioni cristiane. E qui in Apuane sopravvivono ancora questi fatti culturali, delle baldorie nei giorni di festa più importanti dell'anno, della comunità. Quindi dalla parte del mare e dalla parte del Serchio, del fiume Serchio, i due lati delle Alpi Apuane, ancora sopravvivono questi culti, queste tradizioni antiche, che vengono tutt'oggi realizzate al lato dopo la funzione religiosa. E questo pero nativo fa parte integrante di quelle grandi tradizioni. Eccoci, ho quasi finito, ancora un pochino e poi lo assaggio, dovremmo esserci quasi.
adesso nella volta della pectina ci si mette pectina di agrumi e di mele, che nelle pere, in questa confettura di pere native, non c'è la pectina, quindi ci va messo. Pectina di qualità. Poi dopo si porta ad ebollizione, si bolle per 3 minuti, da 3 al massimo di 5 minuti, e poi si invasetta. Invasetta, e così si conclude tutta questa filiera corta, perché le pere sono proprio locali, colte nel bosco, anche quelle, dove una volta c'era coltivato. Ora il bosco si è riappropriato del proprio spazio e queste piante si sono conservate e producono ancora. Eccoci. Allora si fa bollire, abbiamo quasi finito di farla bollire, manca un minuto scarso, poi si invasetti. I vasetti li ho messi nel forno elettrico a 100 gradi, sia il barattolo che i tappi, quindi si sono in parte sterilizzati, e ci metto questo composto direttamente dentro e le chiudo e non le metto sotto sopra, non occorre, vanno direttamente in sottovuoto da sé. Ed eccoci finalmente arrivati al termine, per far vedere la consistenza che è venuta. Vedete, guardate bella, guardate che colore, che profumo e che sapore, è uno spettacolo, e quindi, come avevo detto anche tempo fa, questo qui in abbinamento con il pecorino è eccezionale, perché c'è un vecchio detto che dice, un proverbio, al contadino non far sapere quanto è buono il cacio con le pere. E poi se sono selvatiche, sono queste. Da questa pera umile viene fuori questa confettura sublime. Ecco, questa è la sua
Appena trattate, cosa riesce a fare. E quindi io vi consiglio di assaggiare questa confettura, visto che è pero nativo e il pero è un albero, diciamo, magico, perché anticamente era consacrato alla luna. Quindi ecco svelato perché probabilmente ci nasce e cresce il vischio. Quindi ecco, di mangiare questa confettura quando in compagnia della luna. È giusto farla così, perché è lei che ci permette, col suo irrefrenabile percorso, che ci accompagna durante la nostra vita. Insieme al padre sole ci abbiamo la madre luna. E con questo vi saluto, perché questa è la 13ª puntata di Mangia con noi, e non abbiamo ancora finito. Le sorprese ce ne sono ancora, perché come ci sorprende la natura, io cercherò di sorprendere voi. Ciao.